Questa mattina stiamo svolgendo la nostra assemblea elettiva della SCIA del Veneto, in questo particolare a Venezia. Siamo oggi dove molti interventi hanno evidenziato aspetti molto problematici del settore agricolo. Quindi abbiamo bisogno sempre più non solo di essere presenti, di rafforzare la Confederazione per un confronto importante. Abbiamo le politiche comunitarie, i bandi con la Regione, dove abbiamo necessità di avere meno burocrazia, di avere più velocità nella spesa e soprattutto di investire per rispondere ai bisogni degli imprenditori. Abbiamo bisogno di un'agricoltura innovativa, abbiamo bisogno di rafforzare il reddito, perché chiaramente solo con un reddito importante abbiamo più giovani e quindi i giovani, anche se sono insediati, possono rimanere nel settore agricolo. Quindi un impegno. Oggi siamo qui in questo congresso proprio per rinnovare un impegno, per rinnovare un'esigenza e affermare l'importanza dell'agricoltura. L'agricoltura è la prima tutela del territorio. Purtroppo con amarezza registriamo che la legge sul suolo, la legge che difendeva, che tutelava, non siamo riusciti in questa legislatura a vederla approvata. Questo significa che i problemi del territorio sono problemi ancora che a noi molto cari, ma che non hanno quel consenso per riuscire finalmente ad avere una legge specifica. L'agricoltura non può delocalizzare e quindi in questo senso, anzi, il valore dei prodotti è proprio un valore legato al territorio e fa di questi prodotti quella che è una specificità, se si prodotti a marchio. Quindi noi siamo i primi come agricoltori a tutelare il territorio, perché è la fonte, l'interpretazione dei nostri prodotti. Quindi abbiamo bisogno anche di alleanze forti, perché un settore economico, quello agricolo, abbia sempre più non solo rispetto ma riconoscimento e uno spazio diverso sul mercato. Accorciare i passaggi della filiera, avere un protagonismo diverso e continuare a fare dell'agricoltura un settore importante nello sviluppo del paese.